Criscito all'ultimo respiro e il Genoa va in paradiso. La squadra di Prandelli vince di rimonta al termine di una partita in cui le due squadre alternano reciprocamente momenti di sofferenza ad altri di dominio. Il pareggio sarebbe stato più giusto, anche perché la Lazio soccombe solo alla fine e dopo aver perso per infortunio un altro giocatore ancora, Radu. Ma il Genoa viene premiato per la sua capacità di restare sempre in partita e di credere fino in fondo ad una vittoria che le consente di tenere a debita distanza la zona calda. Esulta la formazione di casa ed esulta soprattutto il suo allenatore Prandelli, che consuma la sua rivincita sullo titolo che 3 anni fa lo contattò per allenare la Lazio ma poi lo scartò. Il graffio di Zagor, la prima mezz'ora scivola via senza che nessuna delle sue squadre riesca a piazzarsi al centro della rete. È una lunga fase di studio in cui la palla staziona quasi sempre a centrocampo e i due portieri restano inoperosi. Il Genoa fa molta densità in mezzo, attacca i portatori di palla biancoceleste e così la squadra di Inzaghi non riesce a sviluppare il suo consueto gioco. Per i romani pesano anche le assenze, i titolari fermi al box sono 5, 9 l'indisponibile. C'è però Immobile, che rientra dopo aver saltato le ultime due partite. Con tante assenze Lazio è comprensibilmente guardiana, ma anche il Genoa non si lancia all'arrembaggio. Il 4-3-3 di Prandelli è raccolto e prevede continui scambi di fascia tra Kwame e Lazovic. Col passare dei minuti i padroni di casa salgono di ritmo e acquisiscono maggiore convinzione. E nell'ultimo quarto di apostrofo ora si rendono pure molto pericolosi dalle parti di strafascia. Il portiere della Lazio è chiamato ad interventi non facili prima sul Radu, 30 apostrofo, quindi sul Sanabria, 34 apostrofo. E successivamente viene graziato dallo stesso Sanabria che spara alto da buona posizione, 41 apostrofo, 3 ottime opportunità non sfruttate e, come spesso capita nel calcio, pagate a caro prezzo dai genuani, perché a un minuto dall'intervallo a passare in vantaggio è la Lazio. Bade lavora molto bene una palla sul limite dell'area, chiede ed ottiene il triangolo da Immobile ed una volta davanti a Radu lo fredda con un piatto destro. La squadra di Inzaghi passa alla prima vera occasione, perché le opportunità avute in precedenza da Correa e Matosic, entrambe sprecate male, sarebbero comunque state vanificate dalle rispettive posizioni di fuorigioco. Sanabria e Criscito ribaltano. Nell'intervallo Prandelli toglie Lazovic, mette dentro Besa e passa al 4-3-1-2, col nuovo entrato che giostra da trequartista. La mossa però, almeno inizialmente, non produce grandi cambiamenti. Anzi, è la Lazio a sfiorare il raddoppio con Correa che, servito da Immobile, mira l'angolo. Ma Radu ci arriva. Poi è Badel a sfiorare la doppietta con una girata al volo dal limite dell'area che si stampa sulla traversa. Al Genoa serve un'altra sostituzione per cambiare davvero l'inerzia della partita. È quella che Prandelli fa successivamente mettendo Pandefa al posto di Radovanovic. Il macedone si piazza dietro le punte e Besa scala a centrocampo. A mutare il corso degli eventi sono però pure i cambi di Inzaghi che indeboliscono ulteriormente una Lazio già incerottata. Immobile, non ancora al meglio, deve lasciare il campo a Caicedo, Romulo Oliva e poi soprattutto Radu, nuovo infortunato. Esce per il debuttante Jordão. Il tecnico della Lazio è costretto a ridisegnare la squadra con Leiva che va a fare il centrale difensivo con Acerbi che scivola sul centro-sinistra della retroguardia. Troppi spostamenti, tutti necessari peraltro, che fanno perdere la bussola ai biancocelesti. Il Genoa ha il pregio di capire il momento di sfondamento ed affonda senza pietà. Il pari arriva alla mezz'ora con Sanabria che, sugli sviluppi di un angolo di Criscito corretto di testa da Sukanovic, anticipa Caicedo e leva il beffa strafascia. La squadra di casa sa che a quel punto ha la partita in pugno e non si ferma. Va vicino al gol del sorpasso prima con Pandev e poi con Viraschi. E quando l'1-1 sembra ormai scritto il 2-1 lo trova al terzo di recupero con una conclusione dal limite del capitano Pri.